Bentornati ancora una volta a CCW Lock. Allora, due match titolati per stasera nell'ultima serata prima di This Is War in diretta dal Back North Garden di Boston, Massachusetts. E il primo a salire sul ring è il nostro commissioner Carlton Billings. Chiaramente siamo curiosi, anche perché settimana scorsa c'è stato un po' di parapiglia tra Gabriel Valentine e Notorious, e in teoria il nostro campione del mondo, il problem solver di Andre Phillips, non ha un number one contender, perciò immagino sia qui per quel motivo. Sentiamo cosa avrà deciso. E quindi il commissioner ha deciso, vista la situazione di venerdì scorso, di prendere il match di This Is War per il titolo mondiale, una triple threat match a eliminazione di Andre, Gabriel Valentine e Notorious, con in palio il titolo mondiale. E apriamo ufficialmente la serata con un po' di women's action. Katia Sokolov affronta Candy Kane. Eccoci, cominciamo la nostra serata con una delle, con una metà delle Retta Sisters, questa nuova forza all'interno della Women's Division. Katia Sokolov, che insieme a Giorgio Chen domenica affronterà Emily Dupont e Candy Kane, appunto, in un tag team match. Mentre stasera invece Emily dovrà difendere il Women's Championship contro Giorgia Chen, un incontro che inizialmente era appunto stato sancito per domenica, e poi c'è stato questo cambiamento di programma, e adesso vedremo. Questa doppia sfida incrociata, visto che appunto oggi Candy affronterà Katia e appunto Giorgia Chen dovrà affrontare Emily Dupont. Ancora in palio il Women's Championship. Vedremo se questo cambierà gli equilibri in vista di domenica. E il pubblico è tutto dalla parte della Squirrel Wheel Temper, Candy Kane. Anche lei è estremamente sfortunata nell'ultimo periodo, si sta rifacendo solo ora con un po' di apparizioni. Sembrava che questa seconda stagione potesse essere il suo
momento di forma migliore. Era partita in grande stile, ma purtroppo è durato poco il tempo di venire sconfitta Rebellion dall'allora campionessa Marina Cellini, per poi ritornare tra virgolette nell'oblio. E si comincia. L'arbitro dà via Katia, quasi remissiva, ma si fa subito avanti. Neckbreaker. Adesso risolleva Candy, la rimette in piedi. Altro calcio e un altro neckbreaker. Insomma, sempre abbastanza cattiva Katia nel modo di porsi. Candy però prende il controllo, DDT. E ancora rimette in piedi Katia, la spintona via. E ancora la rimette in piedi. Di nuovo Irish Whip sulle corde Katia, dropkick centrata in pieno da Candy, che la rimette in piedi. E ancora European Uppercut, destro che viene completamente cannato. Katia giustamente ne approfitta ed è Spinebuster. E ora Katia sulla gamba con un elbow drop, rimette in piedi Candy, la posiziona, l'idea sia un pile driver. Molto in difficoltà adesso Candy, continua a subire. Un bootleg adesso da parte di Katia, che continua ad osservarla. La riposizione è nuovamente, sembrava fosse pronta per una powerbomb, ma Candy ferma tutto. Headlock driver. Adesso si riparte all'assalto. Adesso è Candy che prova una powerbomb, anzi una Yokozuka Cutter. Rimette ancora una volta in piedi Katia. La solleva e piatta una ginocchiata, anzi quasi una culata. Incontro per adesso piuttosto equilibrato tra le due. E ora Candy con un... no, nel senso, farà un camo clutch, invece semplicemente un paio di destri piazzati sulla tempia. Rimette in piedi ancora Katia. E Crusher che va vuoto. E Katia ancora però trova la reversal Candy. Attenzione, spintonata di nuovo Katia. Candy la rimette in piedi ancora e mi sa che ci siamo. Arriva il Nutcracker. E se vuole subito, sì, sì. Si porta all'angolo di gran carriera e facendo a Katia rialzarsi. Siamo già arrivati al jaw dropper, quindi, e lo manda a segno Candy. Prova anche a chiudere. Uno, due, e no, non basta. Piuttosto sorpresa Candy, come tutti noi. E ora seconda corda e giù con una Swanton. Ora va in ground and pound su Katia. Continua a colpire. Contro si fa abbastanza duro adesso. Irish Whip che viene ribaltato. Katia trova l'occasione e parte all'attacco con una ginocchiata. Sposta via Candy dall'angolo destro, che non riceve il proprietario. Attenzione, takedown di Katia, mentre Candy si stava preparando il dito medio. Ci è rimasta un po' male, mi sa. Ora inverted suplex da parte di Katia, ora che tiene a terra Candy e prova lo schienamento. Uno, niente da fare, solo conto di uno. Ancora a destra di Katia, calcio che viene fermato e Candy con una hip toss. Prova nuovamente a chiudere su Katia. Uno, solo conto di uno, prematura come idea.
ancora reversal di Katia, che piazza un half Nelson slam piuttosto brutale. E ora trascina via Candy. Non so cosa abbia in mente, ma si prepara. Attenzione, un belly to back a peso morto. Rimette in piedi ancora una volta Candy. Si prepara un altro suplex. Katia in debito di ossigeno ora. Osserva Candy. E la fa rialzare. Posizione a centro ring, snapper takedown. E una serie di gomitate sulle spalle. Ancora la tiene a terra e credo adesso Katia voglia chiudere i conti. Ed eccola che arriva, Siberian Bomb. Questa Candy l'ha sentita, giustamente Katia va a chiudere. Uno, due, e no, non basta. Una finisher per parte, ma non è stato sufficiente. E ora Katia dalla seconda corda, Evodrop che va a vuoto. E Candy si fa trovare pronta per un altro Nutcracker. E va anche a chiudere. Uno, due, e no, non basta. Adesso Candy potrebbe provare di nuovo il jaw dropper, invece giù di cazzotti ancora su Katia. Continua a colpirla, la risolleva pure, calcio nella schiena che però Katia evita e porta all'attacco adesso. Backbreaker, e va di nuovo a chiudere. Uno, due, niente da fare. Mossa poco lungimirante quella di Katia, che ora trascina di nuovo Candy lontano dalle vicino alle corde, visto che piazza proprio i piedi sopra la seconda. Uno, due, niente da fare, nemmeno con le scorrettezze. Candy effettivamente è contrariata da quello che è successo. Pensa all'angolo dove ricaccia via. Attenzione, Ace Crusher va anche a chiudere. Uno, due, niente da fare. E di nuovo continua con i pugni. Piuttosto rabbiosa Candy. E attenzione, un altro Nutcracker al centro del ring. Non va a chiudere. O meglio, vuole chiudere in un'altra maniera. Per esempio, rubando la Siberian Bomb a Katia Sokolov. E andando a chiudere. Uno, due e tre, vince Candy con un signore insulto a Giorgio Chen. Katia Sokolov, chiedo scusa, copiando la sua finisher. Rivediamo il jaw dropper che non ha chiuso i conti. Questo belly to back ha preso morto e poi la Siberian Bomb che non ha sortito l'effetto sperato. Un'altra Nutcracker. Vediamo la nuova triangolazione, vince Candy. Vedremo se anche a This Is War si ripeterà questa scena nel tag team match con Emily Dupont contro appunto le Red Star Sisters. E c'è un titolo in palio, il primo dei due titoli di stasera, dal momento che Santiago Sosa dovrà difendere il titolo di coppia insieme a Sean Clark contro i Godsend. Il match per il titolo intercontinentale, l'ultimo tra il Re Latino e il Canada Stride, Dave Ironside, lo vedremo stasera. Pronti per il primo dei due match titolati di stasera. Ha fatto ingresso già l'ossidante.
il Canada Pride, Dave Ironside ha conquistato il titolo a No Lives Matter battendo Tyler Connor e poi perderlo il mese successivo con John Shamrock e riconquistarlo il mese ancora dopo, salvo poi perderlo ancora una volta il mese successivo a Beach Bash contro Santiago Sosa, che nella stessa serata è stato capace di diventare campione intercontinentale e campione di coppia, e lo è ancora oggi, un dettaglio non trascurabile. Il re latino riuscisse a superare questa stagione da campione intercontinentale, probabilmente sarebbe in lizza per diventare il più longevo e strappare il titolo, strappare questo record a Notorious Miguel Castro, che ancora adesso va vantandosene. Ed eccolo qui il re latino in quella che è già la sua terza difesa consecutiva del titolo intercontinentale, nel caso soprattutto vincesse, ai fini statistici sarebbe ancora più importante. Sosa finalmente, grazie anche agli Excellence, ha trovato il suo big break da singolo, è diventato campione di coppia grazie a Sean Clark, anche con il suo sodalizio un po' improbabile che a lungo andare sta comunque dando i suoi frutti. E ora Sosa può fregiarsi del titolo di campione intercontinentale, almeno vedremo se stasera sarà ancora campione intercontinentale o Dave Ironside nel suo ultimo assalto riuscirà finalmente a portargli via la cintura. Anche perché a questo punto, considerato che è il terzo match di fila tra i due, difficilmente gli verrà concessa Dave Ironside una seconda opportunità, anzi una quarta opportunità a voler essere proprio pignoli. La grafica ci mostra come sempre il titolo intercontinentale con le side plate degli Excellence, le ultime presentazioni di rito, Dave Ironside da una parte, Santiago Sosa dall'altra, e via per via si comincia. Subito Dave Ironside, Northern Light Suplex, parte bene. E ancora la branca gomitata sulla nuca. Attenzione però, c'è la reversal di Sosa. Si fa trovare fresco al punto giusto, destro secco che abbatte Dave Ironside, lo trascina al centro del ring, continua a pestare e lo prepara per sollevarlo con un gut wrench suplex. Ora continua a pestare Sosa, che sembra nettamente in controllo dopo un inizio, dopo la sosta partenza. Ora un suplex e insiste Sosa, che ora piazza una camel clutch su Dave Ironside. Sembra abbastanza facile da evadere, infatti Canada Pride si fa trovare pronto, Irish Whip e una belly to belly overhead. Tende Sosa, lo rimette in piedi Dave Ironside, ancora belly to back, schiantato di netto, e ancora Dave Ironside di nuovo in controllo, un altro belly to back, e continua a insistere a Dave Ironside. Una ginocchiata sui reni, per adesso nessuno sta prevalendo, continua a colpire Sosa. Attenzione, spinge via il re latino, destro secco che viene fermato da Dave Ironside, che risponde, clothesline e vola fuori dal ring Sosa. Lo va a prendere Dave Ironside. Ancora DDT sul pavimento.
queste manovre si soffrono e come. Devanside lavora sul braccio ora e continua, si bulla con il pubblico che è tutto dalla sua parte, ma siamo al conto di 6. Per count out non si vince, però questo potrebbe essere, no, Devanside non si, che scusa, Santiago Sosa non si tira indietro e schianta anche Devanside dall'angolo, alley-oop bomb. Riparte l'attacco il Re Latino che incita Devanside a rialzarsi. E ora Sosa lo riporta a terra, nightmare takedown. Attenzione, svita il cranio, ancora lo tira, insiste, lo rialza. E ora attenzione, se lo carica sulle spalle e lo sbatte sulle corde. E sopra manca a chiudere, uno, solo conto di uno, ancora prematura la fine del match. Ancora un altro colpo, Sosa sulla seconda corda, incita nuovamente Devanside a rialzarsi e giù con un missile dropkick. Vediamo adesso come si, attenzione però, c'è la reversal di Devanside che si fa trovare pronto, snapper takedown che va a vuoto però, e Sosa ha deciso che è finito il momento degli scherzi. No, attenzione, sembravano pronti i tuoi amigos. E al contrario, Dave pronto come non mai col Canadian Crusher. E subito a chiudere. Uno, due, niente da fare. Un attimo di brivido in questo match. Ma sembrava potessimo essere già arrivati alla fine. Tanto slingshot senton di Devanside, che ora decide di incastrare le gambe di Sosa. Questa potrebbe essere una manovra complicata, ma no, il Re Latino ne esce praticamente subito. Ferma il destro di nuovo Devanside, adesso un abdominal stretch a terra. Non sembra una manovra estremamente irresistibile, però Sosa la sta soffrendo ora. E questa non è una bella notizia. Attenzione però, riesce a sfuggire e la rovescia, hip toss, e siamo di nuovo punti a capo. E ora Sosa cerca il pubblico, che fa di tutto per non farsi trovare, è il caso di dirlo. Ancora Devanside si rialza, low kick, e Sosa lo manda a vuoto. Sbaglia tutto il Re Latino e Devanside ne approfitta. Porta Sosa all'angolo. Attenzione, complete shot all'angolo, sanguina Sosa. E questa non è una buona notizia. Se lo ricarica di nuovo sulle spalle Dave. E ancora di faccia sull'angolo. Ancora un calcio. Prende le misure, Sosa slingshot leg drop. Ora vediamo come vuole continuare l'offensiva Devanside. Attenzione, mi sa che vuole provare con il Chimera Plex adesso. Il primo va a segno, il secondo pure. E chiudiamo i conti con il terzo. Peso tanto per ora Devanside in termini di energie. Si rialza Sosa, che anzi piazza un belly to back. Riparte la reazione e va a chiudere Sosa. Uno, due, niente da fare. Sosa sanguina copiosamente, viene trascinato via da, trascina via Devanside. E ancora gut-wrench suplex, continua a pestare
lo posiziona e lo rimette in piedi. Vediamo per fare che cosa ancora. Snapper takedown. Gli svita ancora il cranio. Questa è una maschera di sangue. Effettivamente il titolo intercontinentale è a rischio. Considerata l'evoluzione del match, lo risolleva ancora Sosa. E adesso ci riprova con i tuoi amigos, il primo massegno stavolta. E anche il secondo. Centro perfetto. Attenzione, per l'ori alza e c'è di nuovo un'altra reazione di Devanoside. Ma c'è anche la reazione di Sosa. Un calcio, attenzione. Sideslam viene portato a terra, lo rimette in piedi nuovamente. Attenzione, capture suplex, schiantato da Devanoside. Ancora decide di lavorarselo. Lo rimette in piedi di nuovo. Lo porta sulle corde. Ce lo sbatte sopra. Più e più volte. E credo che ora il Re Latino voglia provare con la Cuban Crisis. Ed eccola qui. È in difficoltà adesso Devanoside. Ha già ceduto una volta questa manovra. E quindi il rischio è concreto che possa esserci anche una seconda. Devanoside non è a posto dove fuggire. Attenzione però, invece ce la fa. Pubblico tutto dalla parte di Dave. Che risponde, colpo su colpo. Col Canadian Crusher. Trascina via Sosa e va di nuovo a chiudere, attenzione, uno, due, e no, non basta, perde la pazienza Devanoside, e ora di nuovo seconda corda per il Canada Pride, giù con un senton, ora un double foot top. E ancora lo rimette in piedi. E Crusher mandato a vuoto da Sosa, che ora, attenzione, niente da fare, niente belli to belli. Devanoside nuovamente in controllo, continua a colpire, ad aprire la ferita di Santiago Sosa. E ancora un'altra dropkick. Lo trascina di nuovo a centro ring. Di nuovo prova a chiudere. Uno, due, 3, vince Devanoside, abbiamo un nuovo campione intercontinentale. A sorpresa. Devanoside strappa la cintura nuovamente dalle mani del Re Latino. Rivediamo alcuni highlights. Finalmente Devanoside riesce nel suo intento e riconquista la cintura, ma a questo punto speriamo che duri più di un mese. E soprattutto Devanoside entra nella storia della CCW, il primo a detenere il titolo intercontinentale per 3 volte. Nessuno c'era ancora riuscito. E ora quel record è del Canada Pride. Ed ora è il momento di un tag team match incrociato. Champions vs Challengers. Il Junior Heavyweight Champion Young Lee e il TV Champion Amin Anderson contro i rispettivi sfidanti Kyle Schmidt e John Shamrock. Eccoci, continua la nostra serata. In questo match tra campioni e sfidanti. E a proposito di campioni, sale sul ring proprio il Television Champion Amin Anderson. Che dovrà difendere la cintura domenica contro Josh Shamrock.
sarà uno steel cage match, un test importante per Anderson, ma abbiamo visto che è in grado di cavarsela in queste situazioni, perciò non saremmo estremamente preoccupati. Diciamo che ci fidiamo di Amir Anderson. Vedremo se la nostra fiducia è ben riposta a questo punto. È un altro che ha un impegno piuttosto pressante per This is War. E questo ragazzino qua, di Asian Persuasion, Yang Li, il Junior Heavyweight Champion. Ah, quella che sarà la sua prima difesa ufficiale con la nuova cintura. Siamo tutti piuttosto curiosi di vedere che cosa ne sarà, cosa dovremo aspettarci soprattutto da Yang Li. Ah, This is War contro Kyle Schmidt. Visto e considerato che ormai sembra che ogni match di Yang Li sia diventato assolutamente imperdibile ancora prima di andare in scena, quindi la curiosità è tanta. Siamo più che pronti, il gigante e la bambina, verrebbe da dire. E sale sul ring il primo dei due avversari di stasera, Unbreakable, Kyle Schmidt. L'unico membro del Baron, del Fu Baron Club ancora in giro, visto che di Baron Blade e Logan Matthews, nonché di Energy, si sono perse le tracce. E ancora non abbiamo capito per quale motivo è successo questo. Fatto sta che Kyle Schmidt ora è a un passo dal poter diventare il Junior Heavyweight Champion e dovrà giocarsi questa chance domenica contro The Asian Persuasion, Yang Li. E arriva anche il suo compagno per stasera. È già stato campione intercontinentale in questa stagione. Si tratta di John Shamrock, che ha già sconfitto Amin Anderson in un 1 contro 1 all'inizio del mese. Era un non title match, ma tutto può essere, tutto può succedere domenica. Quindi è ovvio e lecito domandarsi se Shamrock saprà ripetersi o se Amin Anderson riuscirà a farsi, riuscirà a difendersi e mantenere il TV title. Partono Amin Anderson e Kyle Schmidt. Subito Kyle Schmidt se la gioca di mani, addirittura in combinazione e addirittura un dropkick, partito benissimo, quasi insospettabile questa partenza per Kyle, che ora è sulla seconda corda e si dà lo slancio per un crossbody. È partito veramente benissimo Kyle Schmidt. Continua a colpire su Amin Anderson. Va sul braccio, camel clutch. Ci vuole una certa prestanza per mandare a terra uno come Amin Anderson, che dà il tag
Alleation Persuasion, Young Lee. No, suplex però di Kyle Smith. In difficoltà il Junior Heavyweight Champion. Destro ancora. Belly to back. Ma c'è la reversal, la risposta da parte del campione. E ora piazza uno European Uppercut su Kyle Smith. Ora un Northern Light Suplex. Li mette in piedi Kyle. Altro destro. È un belly to back ancora. Ancora continua a insistere Kyle. Lo trascina. Chiusura Young Lee. Lo trascina via. Continua a pestare. Adesso sul braccio. Di nuovo lo risolleva. E ancora attenzione. L'idea è quella di una powerbomb che va a segno. C'è il tag intanto per Shamrock che arriva di gran carriera. Un calcio secco. Una clothesline, Young Lee la schiva per metà. E un altro calcio. E adesso è Anderson che cerca il tag. Senza ottenerlo, anzi. Shamrock ci dà dentro di ground and pound su Young Lee. Seconda corda, è un rolling senton che non lascia scampo, altro destro, rotola via Young Lee con un po' di mat wrestling e rotola via Young Lee che piatta un crucifix driver. Ora rimette in piedi Shamrock, ma l'ex campione tricontinentale lo abbranca, capture suplex. Prova a sollevarlo, ma c'è la risposta, la reversal di Young Lee. Che ancora non se la sente però di prendere dare il tag. Probabilmente adesso. Il tag con Amin Anderson. Attenzione, addirittura. Una combo di Inverted Atomic Drop e Big Boot. Con Anderson che adesso scaglia via Shamrock con un gut wrench suplex. Ancora continua a calciare, non le mette in piedi. Attenzione però, risponde Shamrock e risponde anche Anderson che lo schianta con un backbreaker. Prende la rincorsa Amin e giù con un axe handle. Ancora lo rimette in piedi, ma c'è la reversal rapida di Shamrock che cerca di buttare giù Amin Anderson con una clothesline e ci riesce con il suo chop block. Attenzione, prova a chiudere. Due. Solo conto di due. E ancora prova a svitargli il cranio. Ora lo risolleva, lo porta all'angolo, c'è la reversal di Anderson che anzi lancia Shamrock all'angolo, al suo angolo anzi, chiedo scusa. C'è il tag intanto con Young Lee. Ora Shamrock riesce a dare il tag a Kyle Smith. Prepara la gamba. Kyle Smith con una dose di cattiveria che non fa neanche tanto male. Ora Shamrock strozza Young Lee. Continua a colpire Kyle, lo rimette in piedi. Prova a sollevarlo ma niente da fare. C'è l'inverted DDT di Young Lee che cerca il pubblico adesso. Rimette in piedi Kyle Smith, parte all'attacco con un forearm. Inverte l'atomic drop, lo solleva e lo porta a terra con conseguente corkscrew moonsault. E ora credo che Young Lee voglia andare a prendersi la terza corda per la Red Arrow e via
centrata in pieno, scoppio ritardato, va a chiudere, 1, interviene Shamrock. Lo rimette in piedi, Irish Whip che viene ribaltato, e viene ribaltata anche la presa all'angolo. Adesso Young Lee prepara Kyle Schmidt, tornado DDT, credo voglia, esatto, voglia andare a dare il tag ad Anderson, eccolo qui, vediamo cosa lo attende. Credo lo attende il peggio, perché arriva il No God Fist, lo risolleva ancora, c'è una reversal di Kyle, attenzione, credo voglia, no, qualunque cosa avesse in mente, Amin Anderson lo blocca sul nascere e lo prepara soprattutto per il colpo decisivo. Bang Blaster, e la va anche a chiudere, ma c'è il braccio di Kyle sulle corde. È stata una chiusura frettolosa quella di Anderson, che ora va sulla gamba, risolleva Kyle Schmidt, anzi ci prova, ma lo ferma sul nascere, destro secco ancora. È un suplex, scaglia via Kyle. Continua a colpire. Lo trascina lontano dal suo angolo. E ora lo analizza Anderson. Ma attenzione, si fa trovare pronto Kyle, Dragon Screw. E rimette in piedi il Amin Anderson e giù col Disc Punch. Kyle giù con i calci ancora, li mette in piedi Amin, è una DDT, tiene a terra Amin Anderson, e credo che adesso voglia provare la End of Arik su Anderson, che va a segno, ha dell'incredibile, prova a chiudere, 1, 2 e 3, vincono Kyle Schmidt e John Shamrock. Vittoria che aiuta non poco il morale dei due sfidanti, con Anderson che è stato preso di mira da qualunque manovra, anche se qua sembrava potesse essere finita, e invece un errore di calcolo ha impedito che la vittoria potesse andare al team dei campioni. Festeggiano Kyle Schmidt e John Shamrock, e chissà se il destino sorriderà a loro anche domenica nel match con in palio rispettivamente il Junior Heavyweight Title e il TV Title a This Is War. E ora, dal momento che Sosa era impegnato a difendere il titolo intercontinentale, perdendolo tra l'altro, arriva invece il momento di un match più legato allo scontro per i titoli di coppia di domenica, ovvero Sean Clark affronta Nick Jefferson dei God Sent. Continuiamo la nostra serata con un match piuttosto interessante, visto considerato che molto spesso non vediamo Sean Clark in azione in solitaria, specialmente da quando ha unito le forze con Santiago Sosa, quindi è interessante vedere i suoi progressi, diciamo, in singolo. Sean Clark, escludendo ovviamente di Andre Phillips, che attualmente è il campione del mondo, è forse uno dei prospetti più di successo del Cartoon Billet Classic, 2 volte campione di coppia, membro di rilievo degli Excellence,
praticamente sempre presente nelle nostre puntate, si è saputo ritagliare il suo spazio senza troppa fatica, direi. E ora il suo avversario stasera non può dire lo stesso. Penso che si tratta di Nick Jefferson. Una metà dei Gotham che non sono stati fortunatissimi finora. Hanno avuto questa possibilità di conquistare i titoli di coppia, ma dovranno anche riuscirci, che ormai sappiamo è la parte più complicata . Perciò anche questo match può essere già visto come un'anteprima, come una mezza indicazione di come potrà andare il match di domenica. Proprio per questo la curiosità è sicuramente alta. E siamo pronti per cominciare. Sean Clark e Nick Jefferson. Settimana scorsa l'ho chiamato Nick Ferguson, ma chiedo scusa. Attenzione, complete shot di Sean Clark, che parte subito all'attacco. Risolleva Jefferson. E ancora Northern Light Suplex, con uno strano effetto rimbalzo sulle corde che sicuramente non ha fatto bene alle gambe di Jefferson, che vengono ancora prese di mira da Sean Clark. Ricordiamo, più avanti nella serata c'è un altro match titolato per il Women's Championship, Emily Dupont contro Giorgio Chen, e nel main event di stasera sarà DeAndre Phillips contro Notorious Miguel Castro. Ovviamente non title match. Intanto reversal di Jefferson con un jawbreaker, takedown e giù di ground and pound. Ancora lo prova anche a chiuderlo. Uno, solo conto di uno. Ora addirittura lo solleva con una testata su Sean Clark. Modi di fare abbastanza inusuali da parte di Jefferson, che adesso si vede rovesciato un edge whip e un altro complete shot, questa volta sbattendo all'angolo. Sean Clark si fomenta all'angolo, continua a pestare su Jefferson e Jefferson risponde a suon di testate. Lo ha deciso di fargli venire giù un trauma cranico sto giro. Lo risolleva ancora, un calcio di nuovo a terra. Lo rimette in piedi. Ancora la branca, un'altra ginocchiata in faccia. Colpiscono duro i Gotham, non c'è che dire. Neck breaker di Jefferson. E ancora un altro calcio in faccia. E non pago. Camel clutch modificata. La parte di Jefferson esce via Sean Clark, che ora abbranca Jefferson e continua a colpire. E ora neck breaker. Adesso credo che Clark voglia la terza corda, giù con uno splash e subito a chiudere. Uno, due, niente da fare. Clark sembra piuttosto motivato, credo che, esatto, stia per arrivare il suo marchio di fabbrica, Standing 450. Sembra ancora presto per chiudere, infatti Sean Clark vuole aggiungere un tassello importante. Chiamate la protezione civile, perché sta arrivando un Clarknado. Subito a chiudere, uno, due, e tre, vince Sean Clark con relativa facilità. I Gotham messi a sedere senza troppa fatica,
anzi Nick Jefferson in questo caso, ma Sean Clark settimana scorsa ha battuto anche Xavier King, insomma sembra che il Muscle Shark potrebbe anche vincere domenica da solo, visto che è riuscito ad avere ragione di entrambi senza nemmeno sudare quasi. Rivediamo il Clark Nado vincente anche da un'altra angolazione con il conto di 3, e Sean Clark porta avanti un vantaggio psicologico non da poco. Giustamente mostra i muscoli e vedremo se anche domenica Clark e Sosa vinceranno e manterranno i titoli. Ed eccoci qua, un altro match uno contro uno. Gabriel Valentine da Poster Child, abbiamo detto prima che domenica sarà impegnato a This Is War in un triple threat match con il palio del titolo mondiale a eliminazione, ricordiamolo, affronta Tyler Connor. Siamo pronti per cominciare. Arriva sul ring il Poster Child, Gabriel Valentine, che in un modo o nell'altro ha ottenuto quello che voleva, tornare nella lotta al titolo mondiale. C'è stata questa piccola digressione causata da Baron Blade, dal Baron Club, ma adesso sembra tornato sulla strada maestra, sulla strada per diventare il primo 4 volte campione del mondo. Sono già stato il primo 3 volte campione del mondo. Direi che sarebbe un altro tassello nel palmarès di quello che a conti fatti è il lottatore più titolato di tutta la CCW. A memoria gli manca solo il TV title per formare il grande slam della CCW, essendo stato campione di coppia, anche il titolo intercontinentale. Dimenticavo questo dettaglio non trascurabile. Dicevo, è stato campione del mondo, campione di coppia dal momento che gli Excellence difendevano la cintura con la Freebird Rule, e quindi lo sono diventato, quindi è 2 volte campione di coppia. Poi ha fatto anche Hardcore Champion per una settimana prima che il titolo venisse smantellato. E chiaramente per ovvi limiti di peso non può certamente conquistare il Junior Heavyweight title, ma sicuramente TV title e TV Continentale rimangono alla sua portata e gli permetterebbero di essere il primo a fare il grande slam. E invece davanti a lui c'è uno che il titolo intercontinentale l'ha vinto, salvo poi letteralmente perdersi per strada subito dopo. E quel qualcuno è il God Gift to the World, Tyler Connor. Anche lui, così come anche lui, ha avuto un inizio fulminante questa stagione, ma è crollato tutto come un castello di carte nel giro di pochi mesi. Non è stato in grado di resistere agli urti e mantenere la costanza nei risultati che lo ha portato così a uscire dai match che contano e soprattutto a venire utilizzato anche molto poco, abbiamo visto negli show della CCW. Ma probabilmente a questo punto Tyler Connor dovrà pensare alla prossima stagione, nel momento che manca ormai un mese alla fine di questa. Quindi ormai qualunque idea di migliorare la propria posizione nelle prossime settimane sarebbe quasi futile. E siamo pronti per cominciare.
subito Tyler. Porta Gabe all'angolo e lo sbatte più di una volta. Abbastanza violento Tyler Conlon in questo inizio. E addirittura tira via il cuscinetto dall'angolo. Senza mezze misure proprio, backbreaker. Viene rimesso in piedi Gabe, Irish Whip. Vanno a cozzare contro. E Gabe adesso prende il controllo, lancia Tyler Conlon fuori dall'apron, lo spinge via. Ora lo va anche a prendere. Lo mette in piedi, se lo carica sulle spalle anche. Ed è un Death Valley Driver sul pavimento. Manovra molto più simpatica, un calcio in faccia addirittura. So Gabe lo sbatte sull'apron, conto di 4. Ancora, continua il pestaggio fuori dal ring. Belly to back di Gabe, siamo al conto di 7. Ancora lo manipola, ma Tyler lo riporta dentro il ring e siamo punti a capo. Destro secco di Tyler che prende in faccia Gabe, risponde, una chop destro, continua la combinazione, prende la ricosta e lo ributta fuori dal ring. E questa volta lo osserva senza nemmeno provarci, o perlomeno non subito. E Tyler lo sbatte sulla barricata. Non pago, snap suplex. E ora sul braccio. Continua Tyler Conlon, chiaramente determinato come non mai al portare a casa un risultato che un po' lo rimetterebbe in luce. Close line di Gabe, siamo al conto di 5. Gabe si posiziona sull'apron, salvo poi cambiare idea. Ora un neck breaker. Siamo al conto di 7, l'arbitro li intima a tornare sul ring. Così fa Gabe. Siamo al conto di 8, trascina Tyler Conlon. Subito a chiudere, 1, neanche il conto di 1. Attenzione, un altro calcio da parte di Gabe su Tyler Conlon, che riesce a trovare la reazione. Jawbreaker, è una lutta express sul Potterchild che rotola fuori dal ring. Tyler Conlon ha perso la brocca e ora Irish Whip di Gabe che porta Tyler all'angolo. C'è ancora quell'angolo scoperto dall'altro lato che mi fa una certa paura. Adesso Gabe si prepara sulla terza corda. L'idea immagino sia un superplex. C'è anche lo schienamento. 1, 2, niente da fare. Ancora bisogna insistere. Un destro sulla tempia e Gabe continua a pestare. Piazza il ginocchio. Tiene a terra Tyler Conlon. Solo perché ha mollato gli excellence non significa che certe cose non sono cambiate. Giù con lo show stealer. Continua a pestare. Allora Gabe studia Tyler Conlon, un altro knee drop in faccia. Prende la rincorsa e a questo punto sappiamo tutti cosa sta per arrivare. Posterizer! E Gabe subito per lo schienamento. 2 e 3. Vince Gabe Levantine senza nessuna fatica. Direi che c'era poco da aggiungere qui, È stato quasi un impegnuccio da niente per il Poster Child, giusto per tenersi in attività in vista di domenica, in vista del suo big break.
è l'occasione di ritornare in pista, riconquistare il titolo mondiale dopo quasi un anno. This is war. Nel triple threat match a eliminazione, ricordiamolo, tra lui, Notorious Miguel Castro, e il problem solver di Andre Phillips, che tra poco si affronteranno nel main event di stasera. Ma prima c'è spazio per un altro match altrettanto sentito e altrettanto importante. E quel match ovviamente è il match per il Women's Championship. Emily Dupont difende contro Giorgio Chen. Eccoci. L'audio, il video non è ancora arrivato, chiedo scusa, eccoci qui. In palio c'è il Women's Championship ed eccole qui. Chiaramente non sono arrivato. Sono arrivate insieme le Red Star Sisters, Giorgio Chen e Kate Sokolov. Vedremo se Giorgia arriverà a This is War campionessa oppure no. Visto che questa sarà una fermata obbligata in vista di domenica, questo doveva essere il match di cartello, ma la nascita del Red Star Sisters ha costretto, o meglio ha costretto Emily a chiedere a Carlton Bayliss di anticipare il match per il titolo e appunto portare a This is War il match tra Emily e Kenny Kane contro la Red Star Sisters, dal momento che anche Kenny Kane ha avuto qualche problema con loro nelle ultime settimane. Ed eccola qui! E a suo fianco, non so se l'avete vista, in fondo a sinistra c'è Kenny Kane, che giustamente da amica rispettosa di Emily. Abbiamo visto il primo match di Emily in CCW, è stato proprio contro di lei, e da lì in poi è nato un rapporto di reciproco rispetto di amicizia, che ha portato Emily a scegliere proprio Kenny come partner per il match di domenica. Vedremo che cosa succederà, anche perché di mezzo c'è sempre comunque il Women's Title. Va bene l'amicizia, ma abbiamo già visto già anche la scorsa stagione Sara Grace e Marina Cellini si sono scornate dopo essere state grandi amiche. Poi è andato tutto in vacca appena sarà conquistato il Women's Title, perdendola alla velocità della luce contro Marina. Ed eccolo qui appunto il Women's Championship, mostratoci nella grafica. Giorgio Chen quel titolo lo ha già conquistato una volta nella maniera più inaspettata di tutte, vincendo un Leather Match a 6 a Bloodbath lo scorso anno. Infatti lei risulta la donna che ha interrotto per sempre il regno di Sarah Strider, mentre invece qui c'è una primatista dei regni da campionessa femminile, visto che è già il terzo e questo sembra anche il più lungo. Emily Dupont consegna la cintura all'arbitro. Mostra anche a Giorgia, direi che siamo pronti per cominciare. Giorgia Chen ed Emily Dupont con Katia Sokolov e Candy Kane ai rispettivi angoli, e vediamo come va a finire. Subito Emily, chiave articolare e Russian Leg Sweep. Subito parte bene, ma c'è anche la reversal da parte di Giorgia. Dragon Screw destro di Giorgia ed Emily di nuovo riprende il controllo, porta sulle corde, sulla seconda corda, perché è un po' piccolina Giorgia, non arriva neanche alla terza.
continua a colpire Emily. Ma c'è la risposta di Giorgia che riparte all'attacco. È giù con una head scissors. Ancora un calcio in faccia. E prende la rincorsa Giorgia. L'idea è una ginocchiata. Piuttosto brutale. Ancora Emily in difficoltà. Giorgia la rimette in piedi. Ginocchiata in faccia. E ancora Irish Whip finisce sull'apron. Ma c'è la risposta di Emily. Che ritorna sul ring. Capriola tattica e giù con una belly to back. Ancora un destro. Emily riparte l'attacco. Altro belly to back. Con Candy che incita la sua amica a bordo ring. Giorgia ci risponde. Jawbreaker che viene però vanificato da un altro reversal della campionessa che riporta l'attacco. Snap suplex. E ora vediamo come vuole insistere. Svita il cranio di Giorgio Chen, che ti osserva abbastanza spaventata. Ora Emily dalla seconda corda per uno splash e va anche a chiudere. 1, 2, solo conto di 2. Ancora non è il momento. Ancora prova a svitare il cranio. Continua, attenzione però. Katia Sokolov inizia a dare fastidio. L'arbitro non interviene, Emily si sposta al momento giusto, ma Giorgia Chen l'ha distratta. Dicevo, Katia l'ha distratta abbastanza per permettere a Giorgia Chen di ripartire e prendere controllo. Giù lo hip toss. E ora è lei che prova a chiudere. 1, solo conto di 1. Ancora Giorgia rimette in piedi Emily. Un calcio. Immagino l'idea sia una powerbomb, o perlomeno si piazza, attenzione, di faccia sull'angolo. Ed Emily si accomoda sull'angolo più basso, sulla corda più bassa, prende la rincorsa Giorgia. Una ginocchiata secca in faccia. E non paga. Giorgia sulla seconda corda con un elbow drop. Si fomenta col pubblico Giorgia, ma ce n'è ancora da fare. Soccer kick. E alta Emily. E attenzione al green mist. Questa è una cosa un po' da stronti, ma attenzione. Emily, nonostante il green mist, ha modo di rispondere all'istante con la left body. E va anche a chiudere. 1, 2, niente da fare. Non ci siamo a questo punto. Emily, immagino, proverà a preparare Giorgia per il più classico degli happy ending, ma attenzione, Giorgia Chen si fa trovare pronta. Un altro calcio in faccia, un'altra ginocchiata in faccia, e un'altra ancora. Senza pietà. Un altro calcio. Giorgia trascina via Emily. E ancora altri calci. Credo voglia disfarle il tetto nasale. Ci sta anche riuscendo a fondi con tutti questi calcioni. Rotola via Emily, che però finisce comunque nelle grinfie di Giorgia Chen. E ora osserva Emily prima di agire. Emily si rialza con una certa fatica, ma riesce finalmente a ripartire. Piazza un calcio, un altro, attenzione, l'abbiamo visto fare molto spesso questa Emily.
ha mostrato sempre una certa cattiveria. E via con un dropkick. C'entra in pieno Giorgio Chen con questo dropkick e va a chiudere. Attenzione, 1, 2 e 3. Emily difende, non c'è stato neanche bisogno dell'happy ending. Emily cattiva come non mai quando si tratta di difendere la sua cintura. Rivediamo il Green Mist di Giorgia che non ha sortito l'effetto sperato, visto che pochi istanti dopo appunto è arrivata la left party e poi questo dropkick in corsa dritta sulla tempia che ha permesso a Emily di mantenere ancora una volta il Women's Championship. Ottimo lavoro e adesso bisogna dare man forte alle Red Star Sisters domenica a This Is War con assieme a Candy Kane. E siamo arrivati al main event di stasera, l'ex campione contro ex campione Notorious Miguel Castro affronta il problem solver di Andre Phillips. Eccoci pronti per il main event. Subito ci dobbiamo preparare per l'ingresso del non più reigning, non più defending, non più undisputed, ma soprattutto non più undefeatable Notorious Miguel Castro. Anche se i traguardi raggiunti sono comunque tanti, sono tutti nel retro della sua maglietta, il primo Triple Crown Champion, il più longevo campione intercontinentale e assieme anche per Valentine e Frankie Eggert anche il maggior numero di difese consecutive del titolo mondiale. Fosse uscito vincitore dal Fatal 4-Way Agent Venture sarebbe stato il primo in solitaria, ma purtroppo non ha avuto questo onore. Il Back in the Galaxy, come si è autonominato negli ultimi mesi. Ora deve risalire la china e ripartire da zero. Deve riprendersi il titolo mondiale. Sembra quasi nudo senza la cintura. Non ci eravamo abituati. Anche perché una curiosa statistica ci fa notare che Miguel Castro ha passato soltanto il 25% dalla sua carriera nel PCW senza una cintura alla vita, che è un dato di tutto rispetto, essendo stato anche TV Champion e campione intercontinentale. E ora arriva, si fa attendere come al suo solito il campione del mondo, il problem solver di Andre Phillips. E direi che c'è poco da dire ormai su questo bestione, che non abbiamo già detto, l'uomo che ha letteralmente ospedalizzato Frankie Eggert, che aveva addirittura già sconfitto Notorious prima di incassare la valigetta del Next Level e che come primo titolo in CCW ha vinto il titolo mondiale. Anzi, in teoria anche lui, essendo parte degli Excellence, il suo primo titolo è stato il titolo di coppia, ha vinto appunto con la Freebird Rule, ma fa comunque palmarès, perciò il primo titolo conquistato in singolo rimane comunque la cintura di campione del mondo, conquistata 3 settimane fa a Tokyo al termine di Joint Venture, dopo che avevamo già avuto l'altro shock, ovvero la sconfitta di Notorious nella Fatal 4-Way contro Naito, Omega e Tanahashi, proprio per mano dell'asso che lo ha sconfitto a sorpresa. E ora Di Andre
senza ombra di dubbio il leader incontrastato della CCW, il nuovo maschio alfa. E vedremo quanto durerà tutto questo. Vedremo quanto gli durerà la cintura alla vita, se riuscirà a superare questa seconda stagione o verrà fermato prima. Chiaramente siamo tutti molto curiosi. Ed eccoci qua, Castro che nemmeno si toglie la maglietta. Siamo pronti per cominciare. Collar and elbow, side headlock di Notorious, rovescia la manovra e la rovescia pure di Andre. Wrist lock, sembra ci sia una fase di stallo adesso, nessuno dei due sa cosa fare. Attenzione però, Castro rovescia tutto. Fujiwara armbar e continua a tirare, ma esce dalla manovra. Ora di Andre solleva Notorious. Gabriel Valentine credo abbia deciso di venire a disturbare con Notorious, che non può fare a meno di approfittarne. Infatti uno, solo conto di uno, e ancora Notorious parte all'attacco. Di Andre però si vede la manovra rovesciata, combinazione di Notorious e via con Gutbuster. Gabe è rimasto a bordo ring, non sappiamo per quale ragione. Intanto Lion Salt di Castro. Gabe giustamente festeggia solo perché Notorious sta malmenando di Andre Phillips e mica per altro. Una gomitata sulla testa. Ma attenzione ancora, la reversal di DeAndre che continua a colpire adesso su Castro, lo trascina via e giù col destro. Ancora lo rimette in piedi, lo prepara per uno snap suplex. Castro ancora un braccio, continua a subire a Notorious. Destro di DeAndre, una gomitata in faccia. DeAndre chiaramente, scusa, che Valentine non avrebbe motivo per parteggiare per nessuno dei due, è solo venuto a dare fastidio, cosa che a dirlo tutta gli riesce sempre molto bene. Ancora DeAndre rimette in piedi Notorious, lo solleva e lo sbatte di faccia sulle corde. Ancora, attenzione però, c'è il back body drop dell'ex campione del mondo che rimette in piedi ancora una volta di Andre Phillips. Ancora side headlock, in difficoltà adesso di Andre. Ma attenzione, la difficoltà dura poco perché si rialza il problem solver, giù di gomitate. E ora Irish Whip porta Castro all'angolo, lo solleva. E attenzione, il destro che fa da preludio a un avalanche German suplex. Manovra giustamente devastante che DeAndre accompagna al suo pile driver. E ora pesta su Notorious, lo rimette in piedi e ancora non vuole chiudere col ghetto blaster. Gutbuster intanto di, e attenzione, DeAndre si prepara e giù con la spear. No, attenzione, rovescia Notorious che rimette in piedi Castro, che rimette in piedi DeAndre e piazza la mutual kick.
E ora credo che voglia chiudere in grande stile Notorious con la Red Carpet Massacre. E va giù di Andre. Va anche a chiudere. Uno, due, niente da fare. Decisamente non è ancora il momento. Castro si fomenta. Rimette in piedi il suo avversario, lo lancia verso l'angolo, lo gira, vediamo qual è cosa ha in mente, si sposta, si prepara dalla terza corda, attenzione Stanton, evita il colpo, crossbody, e attenzione come se non bastasse, wheelbarrow bulldog, fomentato come non mai Notorious, è quasi inusuale vederlo in queste condizioni, ancora del virtual kick. E attenzione, si prepara all'angolo. È da un po' che non gliela vediamo fare. Ma sappiamo quanto è devastante. The Reflex. E subito. Castro per il pin. Uno. Due. E no, non basta. Giustamente stizzito con l'arbitro Notorious. E ora. Castro si avventura sull'apron. Springboard 450, e come se non bastasse prende ancora la rincorsa, giù con un elbow drop, ma va vuoto, si rialza di Andre, lo schianta a terra. Ora Notorious rotola fuori dal ring, l'arbitro lo tiene a bada di Andre per quanto sia impossibile. E ora Castro con una face buster riprende il controllo. Notorious trascina via il suo avversario, prova di nuovo la chiusura. Uno, due, niente da fare. Ancora non è sufficiente. È una DDT intanto di Notorious. È una soccer kick, continua l'offensiva dell'ex campione del mondo, che ora solleva di Andre e lo manda giù di faccia sull'angolo. Senza troppi complimenti prende di nuovo la rincorsa, giù con un elbow drop. E ancora rimette in piedi e giù un'altra virtual kick. Notorious sta dando veramente tutto quello che ha per chiudere il conto con DeAndre, ma sembra non essere sufficiente. Il problem solver vende cara la pelle, infatti Weisslock ribaltata, è un inverted DDT sull'ex campione del mondo che viene rialzato. E c'è ancora un altro pile driver che aspetta Notorious. Ora vediamo se il problem solver lo farà seguire da un'altra manovra. Attenzione, butterfly suplex da parte del problem solver, che ora credo voglia chiudere con il ghetto blaster. E attenzione, questa è brutta. Solleva Castro e lo lancia contro l'angolo. Devastante l'impatto del ghetto blaster. Va a chiudere. Uno, due. E no, non basta. Non basta nonostante tutto. DeAndre perde la pazienza e giù di ground and pound su Notorious. Sappiamo che il problem solver è uno pericoloso, ma non ci immaginavamo così tanto. Attenzione alla reversal da parte di Castro, che ancora ora risponde lui con un altro suplex, si riposiziona all'angolo, ci vuole riprovare ancora una volta. No, attenzione, DeAndre ferma da reflex. Per takedown di Notorious, side headlock,
Continua a insistere Di Andre, ora attenzione, trova modo di rialzarsi, recuperare la posizione verticale, takedown su Notorious. E ora gli svita il cranio con una certa cattiveria, ma si rialza Castro, che risponde ancora colpo su colpo. Attenzione, le virtual kick di Andre, la ferma quasi al volo per piazzare un altro pile driver e provare nuovamente a chiudere. 1 2, niente da fare, non ci siamo. Ora Di Andre si fomenta un destro e ancora un altro ghetto blaster in arrivo e di nuovo schiantato sull'angolo, trascina via Notorious e va a chiudere. Attenzione, 1 2, e no, ancora resiste Castro, non sembra in grado di metterlo giù definitivamente, e al contrario Castro riesce a fare altrettanto con lui. Un calcio nella schiena, ancora continua a colpire, risolleva Di Andre, che trova invece il modo di rialzarsi a modo suo, destro secco, si carica Notorious sulle spalle e lo sbatte di faccia contro l'angolo. È in difficoltà e adesso Di Andre col piedone in faccia, ancora lo rimette in piedi, di nuovo Irish Whip, porta Notorious all'angolo, lo solleva soprattutto e si prepara probabilmente per un, esatto, per un superflex. E ancora rimette in piedi Notorious e ancora una volta il quarto pile driver sanguina Castro e va a chiudere Di Andre. 1 2 e 3, vince il problem solver, che sembra sempre più inarrestabile, ma vedremo domenica se sarà così, vedremo se ancora una volta Di Andre mostrerà la sua superiorità sui suoi avversari o se anche o se si è trattato solo di un fuoco di paglia. Ma nel frattempo l'appuntamento quindi è per domenica. This is War, non dimenticatevi di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi, fate bene, iscrivetevi, fate bene. I'm Jack the Ripper, e se non vi è piaciuta questa roba lo sapete, non sono sicuro di volervi conoscere.